in collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buona giornata, bentrovati, buon fine settimana. Come vedete siamo in due questa settimana. Buona giornata anche ad Alessio De Martin che mi accompagna. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti. Eccoci qua, perché facciamo la cosa a due così? Perché sconvolgiamo un po' il programma? Perché chiaramente abbiamo avuto il primo responso dal campo, quindi per quanto riguarda il calcio c'è il vincitore del campionato di eccellenza che noi abbiamo seguito tutto l'anno, Alessio, quindi trarremo qualche conclusione. Vediamo un po' anche l'andamento di questa stagione con la vincitrice del girone B, con il Calvinoare di mister Nico Pulzetti. Bene, allora prima di inoltrarci nel calcio, diamo velocemente alcune notizie per quanto riguarda gli altri sport che di solito trattiamo, quindi lasciamo il calcio alla parentesi poi quando ritorneremo in studio dopo gli altri servizi. Allora vi diciamo che per quanto riguarda il rugby, il Benetton Treviso ha gioia per la vittoria in casa contro i Dragons per 36-19, una vittoria che lancia ancora di più i Leoni verso i playoff finali. C'è naturalmente da ascoltare uno Scott Scrafton che è rientrato e credetemi, lo abbiamo visto con molto piacere perché molti avevano detto che la sua carriera poteva anche essere finita visto il brutto infortunio che aveva subito. Sentiamolo. I'm very happy with obviously the journey. It was a 15 month return and obviously I had the support from the RTP staff, all the physio medical staff at the club who've helped me massively to get back, and obviously the belief that the coaches have showed to give me a crack again. So all in all, very happy. It's been a long journey though. Yeah, I mean, obviously running out was very special for myself, like I said, a long journey, but unfortunately my wife and my new baby couldn't be here. He's still too young to be out, so that was a little bit harder not having them here, but for me it was just like a massive accomplishment to get back on the field, and I got to play 40 minutes and I was very happy. Obviously we're winning 19-0 at halftime, so very happy. Yeah, I think in terms of the table for the URC, it puts us back up right into the mix. I'm not exactly sure where, but obviously now we're right in the mix to get into the top four and try and get to the playoffs. So it's a good win. Definitely a lot to work on. We're pretty scrappy at times, a few errors. However, we got the win at the main point, got the bonus point, so now we're in good lead. Yeah, I mean, it'll be tough. I mean, obviously there's a lot of boys that rested today who have been playing very well, who deserve to rest. So obviously there'll be some selection that the coaches have to do, but I think the boys are in a good space with whoever they select to go to Ulster and give them a good crack and try and get a good win there. So yeah, I mean, obviously it was very nice to run back out here. I played quite a few games before my injury here, and I really enjoy playing here. The support's here really awesome, so it was nice to come out here. And it was just special, everything was special, and I'm very proud of myself. I'm very proud of the support I've had from the club, and it's been nice. It's a long journey and I'm happy to stand here and be back playing. Bene, eccoci dopo l'intervista con Scrafton e vi ricordiamo che il Benetton ha purtroppo perduto in terra straniera. Adesso parliamo di volley con l'Imoco Volley Conegliano al Palaverde. Tu c'eri, mi pare, sei andato a vederti ragazze. Ho avuto la fortuna di vedere gara 3. Sì. Hai visto una bella gara, perché al Palaverde c'è stata la vittoria per 3-1 su Scandicci e quindi c'è l'allungo nella corsa Scudetto che questa sera si sposta in Toscana per il primo match ball. In bocca al lupo alle ragazze di Santarelli. Per quanto riguarda il volley, diciamo che può bastare
così. Per il basket invece, attenzione, la poniamo sulla Nutribullet Treviso, perché la compagine di Vitucci ha perduto al Taglierci nel derby contro la Reyer e ora deve vincere assolutamente a Varese per sperare. Forse, dicono, non basterà nemmeno quello, però auguriamoci che intanto si vinca a Varese. La Rucker invece per la Serie B, la Rucker di Michele Carrea contro Fabriano, ha perso dopo un tempo supplementare, però ora pensa ai playoff che giocherà il 5 maggio alla Zoppa Sarena contro l'Avellino Basket. Chi invece è già in questo basket, è già ai playoff, sono le due squadre femminili di Serie A2. Posaclima Ponzano va a San Giovanni Valdarno, Martina Basket Treviso a Mantova. Questa è l'andata dei due incontri, poi il ritorno, il primo e il 2 di maggio, li trasmetteremo in diretta su streamingsport.it, quindi avremo modo di commentare il tutto. E concludiamo per quanto riguarda gli altri sport quest'oggi con il nuoto, con il nostro servizio dalla piscina azzurra, dalla rana azzurra, anzi dalla piscina di Conegliano. Ne abbiamo parlato con alcuni atleti e è uscito questo simpaticissimo quadretto dei nuotatori della rana azzurra Conegliano. Allora, siamo con Federica Carletta a bordo piscina, lavagna dove i ragazzi sanno quello che devono fare, ma in mano abbiamo un controllo ulteriore. Esatto, questo praticamente monitora il battito cardiaco durante l'allenamento e è molto utile sia per me a fine allenamento per vedere come i ragazzi hanno lavorato, ma anche per loro, perché immediatamente con i colori capiscono se stanno lavorando bene, a che, diciamo, livello, se è un po' di soglia, un po' di aerobico oppure se stanno spingendo a alta intensità. Quindi loro hanno un chip in pratica? Più o meno, è un cardiofrequenzimetro che si appoggia sulla tempia e monitora appunto il battito cardiaco durante l'allenamento. È un, io ti dicevo prima, è un massacro, tu mi hai detto no, ma per loro è normale, insomma, ma chiaramente, insomma, per chi nuota questo è quello che devono fare per arrivare a certi livelli. Assolutamente sì, come dico sempre a loro, devono amare la fatica, devono andarci a braccetto, perché il nuoto è così e soprattutto ci vuole tanta costanza, perché anche un giorno a casa il giorno dopo si risente subito in termini di sensibilità, ma loro stesso se ne accorgono di questa cosa. Allora, adesso abbiamo fatto venire fuori dall'acqua per riposare un attimino tra i nostri atleti che hanno partecipato a questi campionati. Qui siamo andati a medaglia, mi pare. Sì, siamo andati a medaglia sui 50, che sono arrivato secondo, e sui 100 stile libero, che sono arrivato terzo. E sono andati molto bene questi campionati, perché vengo da un periodo, da un anno che è stato molto faticoso. A ottobre mi sono fermato un mese e prima dei campionati ho nuotato solo una settimana, perché mi sono ammalato 2 settimane dove avevo delle gare in cui dovevo fare dei tempi per qualificarmi meglio per i campionati, però alla fine ce l'abbiamo fatta grazie alla squadra che mi ha supportato e anche grazie, diciamo, alla mia volontà, però soprattutto grazie alla squadra. Qui come siamo andati? Anch'io sono andato molto bene e sono riuscito a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato. Questo è l'importante? Sì, è l'importante. Anche perché avete questa tabella dietro le spalle qui che oggi vi fanno, insomma, ho visto che non eravate molto contenti di fare questa fatica, però serve. Sì, serve, è andata bene. Ho peggiorato un pochino il mio tempo, però comunque è stata una bella esperienza. Non ho raggiunto il mio obiettivo, però adesso sto lavorando per andare a Roma e raggiungere il mio obiettivo. Sì, ci alleniamo tutti i giorni e secondo me
un allenamento fatto bene è essenziale per raggiungere ogni obiettivo e essere contenti poi dei risultati. Come si sta qui all'Arena Azzurra? Non puoi che dire bene. Si sta bene, ci alleniamo insieme e facciamo gruppo tra di noi. Il gruppo è importante a quanto pare? Certamente è importante stare insieme e soprattutto caricarsi a vicenda durante le gare e anche durante gli allenamenti. È importantissimo per riuscire ad allenarsi meglio e dopo fare buoni risultati. Dal maschile al femminile, e allora andiamo a vedere che cosa è successo a questi campionati. Bene, mi pare. Sì, sì, è andata bene. Pensavo un po' meglio, però ci sta. È vero che voi nuotatrici o nuotatori non siete mai contenti? Sì, ma è giusto così. Si punta sempre in alto. Si punta sempre in alto e oggi vi faranno lavorare come sempre, perché insomma sei allenamenti alla settimana più o meno, no? Sì, sì, è vero. Come è andata per te? Anche per me è bene, però come lei poteva andare meglio. Incontentabile, sempre. Sì. Adesso quali sono i prossimi obiettivi? Roma. E niente, ci stiamo preparando per quello. Roma, Roma. Spunta al podio a Roma. Ah beh, questa è una bella promessa questa, e attenzione che ritorniamo, si punta al podio, non hai detto primo, secondo o terzo, ma al podio. Sì, sì, si punta, sì. Bene, bocca al lupo. Grazie. Bocca al lupo. Grazie. Grazie. Ho visto la felicità nei tuoi occhi quando ti hanno detto vai a fare l'intervista, cioè preferivi fare una vasca? Preferivo fare una vasca, sì, perché è la tua vita. Esatto, cioè nuoto lo faccio quando ero bambino, basta, saranno 8 anni che lo faccio, 8-9 anni, e diciamo non mi stanca come sport. Ci mancherebbe, è giusto così. Allora, voi, il gruppo che intervistiamo è quello che si è avvicinato ai tempi, però purtroppo non ci sono stati i tempi giusti per andare a medaglia o sul podio. Esatto, eravamo molto vicini ai tempi, tutte e tre, perché cioè, non siamo riusciti a fare questi tempi per andare a Riccione. E vabbè, sarebbe stato bello andare, diciamo, in trasferta con una bella squadra di tanti atleti. E vabbè, sarebbe stata anche una soddisfazione personale anche raggiungere questi obiettivi che ci siamo, diciamo, messi a inizio anno. Senti, anche per te ho visto proprio gli occhi, la felicità, vai fuori a fare questa intervista, quindi anche tu preferivi nuotare in virtù e in prossimità di arrivare a questo punto, a questo tempo benedetto. Sì, perché facendo anche nuoto da tanti anni, come diceva prima Tommaso, sono anche dei sogni che speriamo sempre che si avverino. Ci proviamo, ce la mettiamo tutta in allenamento, quindi sì, speravamo di fare questi tempi. È mancato pochissimo. È mancato pochissimo anche per te? Sì, adesso è ormai qualche anno che arriviamo sempre là con i tempi e c'è sempre un po' una delusione perché non arriviamo, soprattutto noi tre, siamo sempre lì vicini e non arriviamo a farli, e però comunque proviamo a farli per la vasca lunga, pensiamo a Roma, alla seconda parte della stagione. Ma come si ritorna in acqua dopo non aver centrato il tempo? C'è una grande delusione, soprattutto i giorni dopo le gare, perché senti comunque di aver mancato l'obiettivo che ti ha rimesso inizio anno, però comunque abbiamo una bella squadra e riusciamo a riprenderci anche in maniera abbastanza veloce e a pensare a dopo e a provare a rifarli l'anno prossimo. Sento parlare da tutti di squadra, effettivamente, anche se può essere uno sport individuale, però la squadra è importante. Sì, conta tantissimo, soprattutto sostenersi a vicenda. E anche nelle gare c'è un sacco di tifo da tutti, e appunto per sostenersi e riuscire a magari dare quel po' in più che magari a noi è mancato, appunto. Allora, siamo pronti per dare quel qualcosa in più? Sì, siamo pronti, cioè
Siamo pronti anche perché, cioè, dopo aver fatto anche un tempo buono, magari non avendo raggiunto il tempo da fare, ma avendo fatto sempre un tempo buono, uscire dalla vasca e trovare tutti che fanno il tifo per te è molto, molto soddisfacente, diciamo. Qui come sei? Dove sei tu? Qual è? 15, 20, insomma ti tocca lavorare. A me sì, tocca lavorare, perché è da un po' che salto. Ah, beh, tu invece? Io pure i misti, quindi un po' di più. Siamo completo? No, sì, oggi è tosta. Ah, bene, un po' lungo. Bene, allora, dopo la rana azzurra e dopo il nuoto, rientriamo in studio e adesso vediamo di parlare un po' di calcio. Caro Alessio, sei andato a vederti, mi dicevi, la l'Imoco, però, insomma, prima ti sei goduto in quel di Noale una bella partita che tra l'altro abbiamo trasmesso in diretta, duplice diretta. Streaming Sport ha effettuato questo esperimento di due partite televisivamente commentate, ma a parte quello, i riprese a Calvi, a Noale meglio dire, e a San Donà di Piave. È stato un esperimento ben riuscito, anche con tante visualizzazioni in questo caso, ed è stato un bel successo per il Calvi Noale, che avevamo detto, non l'avevamo detto, che avrebbe potuto vincere il campionato. Come cosa dici? Sicuramente è stata una bella partita, una partita intensa, una finale. Noale era una delle candidate, delle possibili candidate, ce n'erano ovviamente altre, ma sono quelle che poi alla fine si sono stanziate nei primi posti della classifica. Diciamo che un campionato così era qualche anno che non si vedeva, credo dalla vittoria del Careni Pievigina, che vinse con 52 punti, se non ricordo male. E quindi un campionato a basso punteggio, con distanze ravvicinate, risolto all'ultima partita. Secondo me da meritato, per la qualità di gioco espresso, per i giocatori presenti in rosa da parte del Calvi Noale, con delle avversarie di tutto rispetto. Di tutto rispetto, sì, sicuramente. Diciamo che la domanda che ci viene posta e che ti pongo è quella: ma l'ha persa il campionato, l'ha perso la Godigese o l'ha vinto il Calvi? È una domanda che ci siamo posti un po' tutti, ma secondo me non solo nella Godigese, ma in tutte le formazioni che sono arrivate lì. Perché se poi andiamo a guardare, Godigese è arrivata a 2 punti, San Donà è arrivato a 2 punti, il Conegliano è arrivato a 5 punti, ma con le ultime 2 partite che forse aveva, non dico lasciato andare, ma che ha perso qualcosa per strada. Quindi siamo rimasti sempre sul filo del rasoio. Sicuramente, come dicevo prima, Noale, per quanto ha espresso, ha meritato la vittoria. È chiaro che Godigese, che dopo un inizio un pochettino altalenante, sì, con il cambio in panchina e l'arrivo di Mauro Conte, aveva risollevato la china, si era portata in testa alla classifica, aveva 2 risultati su 3. Anzi, diciamo 2 su 2, 1 e mezzo, perché comunque il pareggio forse poteva anche non bastarle, però poteva anche gestire un attimino il punto di vantaggio. Diciamo che nelle ultime 2 partite il pareggio interno contro l'Aleo e la sconfitta di domenica un po' li ha condannati. Non credo possiamo parlare di campionato perso della Godigese, però qualche rammarico sicuramente se lo portano dentro. Sì, qualche rammarico ci sarà, conoscendo anche poi Mauro Conte, insomma, più di qualche rammarico, perché lo abbiamo visto anche nelle inquadrature. È stata una domenica, quella che ho seguito qui dallo studio di streamingsport.it e tu da Noale, è stata una domenica che, come dicevi tu,
non vivevamo da parecchio tempo. Allora andiamo proprio nel dettaglio. Tu hai effettuato poi a fine partita le due interviste con Nico Pulzetti, ancora a cui vanno i nostri complimenti per la vittoria finale, e poi a un giovane che si chiama Omar Leonarduzzi. Leonarduzzi, che ha 41 anni. L'ho scoperto l'altro giorno nell'intervista. Non pensavo così tanti, anche perché lo vedo ancora bene, in piena Un classe forma. 1983 che però il suo quando è in campo lo dice in maniera Poi mi ha importante. sorpreso perché ha detto: no, guarda, io il prossimo anno, se sto Se così, sto bene, gioco. gioco. Quindi andiamo a sentirli, sia Nico Pulzetti che Leonarduzzi. Mister, ritornato annuale dopo l'anno scorso nel quale per 70 minuti ci avevate creduto, poi è arrivato sotto via. Quest'anno, alla fine, partiti subito determinati in questa ultima gara e è arrivata questa soddisfazione. Ma sì, quello che è stato l'anno scorso ormai l'avevamo accantonato, sappiamo quello che poi abbiamo vissuto, quindi l'anno scorso noi dovevamo vincere, abbiamo vinto la partita, Treviso ha vinto, è stato più bravo di noi, ha vinto il campionato. Oggi dipendeva non solo da noi perché c'era anche un altro campo che stava giocando, quindi c'erano mille incastri da fare, possibili, da immaginare, però l'importante è che noi dovevamo vincere la partita, non avevamo altri risultati, l'hanno preparata, l'hanno voluta e se lo meritano con tutto il mio cuore. Gli ho fatto anche un ringraziamento prima della partita, gli ho detto di giocare per le persone, sapevo che c'erano tante persone come l'anno scorso, l'abbiamo un po' subita la finale playoff, visto le tante presenze. Oggi gli ho chiesto di giocare per le persone a loro care che oggi erano qua presenti e l'hanno messo in campo con l'animo, il sentimento. Le idee che questa squadra ha dall'inizio. Sono tornato dopo l'anno scorso e la situazione non era bellissima a livello di infortunati, a livello di classifica, ci siamo sistemati e questo qui è veramente la ciliegina che sulla torta abbiamo fatto una cosa che ancora non ci credo e magari realizzerò domani, dopodomani, però veramente è una cosa straordinaria. Sono stracontento e devo questa vittoria del campionato. Prima cosa al presidente che ci ha creduto dall'inizio, da 2 anni e mezzo fa che mi ha voluto e con idee noi costruiamo il calcio anche in eccellenza, quindi l'abbiamo dimostrato sul campo contro tutte e tutte. Poi devo tantissimo a mia moglie, alla mia famiglia che mi hanno supportato sempre, che per le mie decisioni iniziali per andare a Riccione fuori da casa, poi le cose non sono andate bene, il mio ritorno qua è stata tutta una cosa, sembrava veramente un film, però il finale oggi lo sappiamo che abbiamo vinto il campionato, siamo in Serie D e devo fare solo i complimenti a tutti i ragazzi che mi hanno supportato e supportato perché sono un martello in campo, loro lo sanno, sia tutta la rosa, sia staff medico, staff tecnico, le persone a fianco a me tutti i giorni, che sono anche un po' la mia valvola di sfogo se vedo cose che non mi piacciono perché cerco sempre di superarmi e di farli superare a loro perché si va forte, l'hanno messo in campo e chi sistema il campo, abbiamo un prato incredibile, questo noi ci dà la forza di giocare in casa, di avere la differenza quando andiamo fuori casa. Quando andavamo fuori casa in eccellenza, adesso in Serie D sarà diverso, vediamo il prossimo anno, quel che sarà, però veramente sono felicissimo. Ecco, infatti, mister, dicevo due cose che hai accennato. La prima è tecnica, ovvero voi proponete calcio anche in eccellenza e da fuori sembra non ci importa di come giocano gli altri, noi abbiamo la nostra idea di calcio e la portiamo avanti e questa è fondamentalmente la parte più tecnica. La seconda che volevo chiederti è il legame che hai anche ormai con questa città, nel senso l'anno scorso quello che è stato come ci hai detto. Sei tornato, hai preso una situazione che era quella che era, lasciando stare quello che poi poteva essere, però poi c'è stata questa, anche per te stesso, per la tua idea personale con questa città, questo legame ormai che hai con questa gente. Ma allora, la prima, per quanto mi riguarda, l'ho sempre dichiarato, questa squadra se gioca così come oggi, come ha dimostrato quasi tutto il campionato, siamo una squadra forte,
mettiamo sotto tutti sul gioco e poi diventiamo devastanti, perché oggi su ogni palla, sulle seconde arrivavamo sempre noi. Abbiamo dimostrato invece in campi brutti e contro squadre che non ci ha fatto giocare, non ci ha fatto esprimere il nostro gioco, per demerito nostro per quella giornata o merito avversario, diventiamo una squadra normale, una squadra mediocre di questo campionato. Palla lunga noi non sappiamo farlo e siamo andati in sofferenza, che a Sandonà l'abbiamo dimostrato perdendo una partita brutta. E quindi questo è un po' la situazione, però sul resto il legame io ce l'ho col presidente, con tutta la realtà qua. L'anno scorso è stato, ho preso una decisione solo dettata dalla mia ambizione e dalla categoria, perché sennò sarei rimasto qua a vita, il presidente lo sa, e lasciarlo non è stato facile. Quando ho saputo che c'era la possibilità di ritornare, anche se avevo fatto una scelta di categoria, 2 mesi non passati bene a Riccione, potevo aspettare, sì, potevo stare a casa, sì, potevo aspettare magari una Serie D, mi sono rimesso subito in gioco dopo 2 settimane, mi ha richiamato il presidente e non potevo dirgli di no. E adesso la Serie D, vedremo cosa succederà, una brutta bestia, però adesso si fa festa, dai. Mi interessa quello che sarà adesso facciamo festa questa settimana a venire, noi abbiamo finito e... Va bene così, sono contento, poi quello che sarà sarà, vediamo, dopo mi sederò col presidente a livello di rosa, a livello di tante cose, ma non voglio pensarci, voglio godermi questa vittoria con loro, con la mia famiglia, perché se lo meritano tutti per quello che hanno fatto, veramente è un po' la rivincita di quello che è stato l'anno scorso, e è per questo che ho un legame speciale con Lucio, con Azzareno, con tutte le persone che lavorano con noi, che non si fa mai vedere, perché poi si elogia sempre l'allenatore, il presidente, i giocatori, ma alla fine tutto quello che c'è dietro qua è strutturato per fare una Serie D fatta bene, e l'ha fatta annuale, e la cosa più importante è che comunque la rifarà il prossimo anno. Complimenti, mister. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie. Omar, dicevamo prima con mister Pulzetti, l'anno scorso è stato quel che è stato, per 75 minuti ci avete un po' creduto, poi è arrivato il Treviso, è andata così. Quest'anno partiti determinati, l'ultima partita nella quale non dipendeva solo da voi, però è andata, soddisfazione. Sì, per me poi che ho 41 anni a vincere un campionato è il doppio della soddisfazione dei ragazzi. Devo ringraziare tutti, allo staff, mister, presidenti, i miei compagni che sono stati grandi. Quest'anno secondo me ce lo siamo proprio meritato. Eravamo terzi fino a 4 domeniche fa, ma ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo macinato gioco, abbiamo sempre creduto, stati sul pezzo e secondo me quest'anno ce lo siamo meritato. La grande forza di questa squadra, solo gruppo, ma non credo ci sia solo quello sotto, perché sono comunque un paio d'anni che arrivate lì, adesso si è coronato questo, chiamiamolo sogno, che poi è un sogno calcistico che però tu hai già vissuto, però è sempre bello, no? È sempre bello ed emozionante, che sia eccellenza, dici, è sempre un'emozione enorme vincere un campionato. Come ti ho detto, il gruppo conta, però poi contano anche le qualità umane e qualità dei giocatori in campo, perché alla fine i giocatori con la qualità ti fanno vincere le partite e i campionati. Noi abbiamo un mix di tutto, abbiamo avuto tutto e quindi è andata bene e ce lo siamo meritati, te lo ripeto. E a te adesso, a livello personale, hai fatto un po', passami il termine, da chioccia a questa squadra. Guarda che lo faccio da quando ho 30 anni, mi dicono le stesse cose. E adesso ho mangiato una brutta cosa? No, adesso non lo so, adesso festeggiamo, poi ci sarà tempo per parlare, non lo so. Io, se sto bene, continuo a giocare, è ovvio, poi vedremo in futuro, parleremo di questo, ma adesso ci godiamo sta vittoria che, credimi, forse è una delle più belle, perché ho vinto un playoff in Serie C, bellissimo, ma a 41 anni vincere un campionato è altrettanto bello. Grazie mille, Omar, grazie e complimenti. Grazie. Eccoci al rientro dopo queste interviste. Non abbiamo l'intervista, non siamo riusciti ad avere l'intervista con Mauro Conte, lo capiamo perché è sparito quasi subito dallo stadio di Noale, ma ripeto, lo capiamo perché perdere un campionato così farebbe male a chiunque, anche a me e a te. Beh sì, sicuramente, non abbiamo nemmeno insistito più di tanto, perché poi in realtà... chi ha vissuto questi tipi di situazioni all'interno dei campi di calcio può capire che la delusione è tanta e la voglia di parlare
è sempre poca. Sempre poca, sempre poca. Allora, ricordiamo che Gol di Gese andrà già in campo il 5 per affrontare nella prima gara a botta decisiva, no? Quindi sì, dentro fuori. In gara unica, il Conegliano. Allora, io che ho vissuto dallo studio, Alessio, le due partite domenica scorsa, devo dire che mi ha entusiasmato questo vantaggio al 22esimo del primo tempo più o meno del San Donà, perché ha sconvolto, io immagino che cosa sia passato poi non nelle radioline che non esistono più, ma nei cellulari che hanno portato in panchina a Noale il vantaggio della formazione appunto di Bisiol. Lì c'era, il San Donà c'era fino a quel momento, e anche dopo. Beh, sicuramente, diciamo che grazie al servizio che abbiamo proposto c'erano diverse persone collegate oltretutto a vedere le dirette per capire i risultati, e c'è stato fino al gol del Noale c'era l'ipotesi spareggio, quindi con la Godigies che a quel punto veniva tagliata fuori e San Donà e Noale che andavano a pari punti, e quindi c'era l'ipotesi di qualcuno di ha spareggio. Detto Alessio che forse sarebbe stata la cosa più giusta, tu che ne pensi? Per come sono andate le cose in questo campionato. Fossi tifoso del San Donà direi di sì. Sì, non sono tifoso di nessuno e quindi dico che secondo me quando si vince in campo si vince sempre, per cui il bello del calcio, che poi il bello è il brutto, no, del il calcio bello, sì, è che poi un vincente c'è. A quel punto mi verrebbe da dire che sì, sarebbe stato bello lo spareggio, però mi metto a quel punto nei panni della Godigese e dico: ma noi siamo arrivati alla fine, quindi forse era giusto che ci fossimo anche noi. È proprio per quello che dico, c'è stata una squadra che ha vinto con quelli che possono essere tutti i risultati del caso, gli episodi del caso, perché poi fanno parte del mondo del calcio. C'è stata quella, il campo ha decretato quello, e adesso ci sarà San Donà, Godigese e Conegliano che potranno giocarsi i playoff in un eventuale ripescaggio, ripescaggio, se poi arrivano alla fine, bene, altrimenti un ripescaggio per la serie di nazionale. La partita tra San Donà e Conegliano era stata anticipata anche da una nostra dichiarazione che avevamo fatto, perché avevamo sentito Stefano Andretta che ai miei microfoni aveva detto: Mirko, noi andiamo a San Donà con il chiaro intento di giocarci la partita, giustamente, no? Beh, Conegliano vincendo la partita arriva secondo in classifica, salta il primo turno dei playoff, perché il Porto Mansue era già con il pareggio di Conegliano, contro il Conegliano era già tagliato fuori purtroppo matematicamente, e a quel punto comincio intanto che salta un turno sfavorevole, e il secondo turno lo gioco eventualmente in casa con il doppio risultato nei 120 minuti. E sicuramente credo che Stefano Andretta sia andato per fare la propria partita. Ma ha fatto bene. Ma come il calcio dice che è giusto che sia. Come, per carità. Prima delle interviste io ho in mente, proprio nel commento che facevo, ho in mente negli ultimi minuti di gioco le due punizioni che sono capitate sui piedi di Jacopo Fortunato, che sappiamo tutti che ha due piedi d'oro e che ha risolto quest'anno, ma non solo quest'anno, diverse soluzioni e diverse volte la partita per il San Donà, per il suo San Donà, con le punizioni. Se avrò occasione vorrò proprio chiedere cosa le muginava in testa in quel momento, perché poi le punizioni sono andate tutte sopra la traversa e non era da lui, ma capiamo il momento. Io ho rivisto le immagini a posteriori, un po' diciamo che l'esecuzione mi ha un po' stupito da quelli che sono i piedi di Jacopo, che credo non possano essere discussi, no, assolutamente, in nessuna sede. Capita, 90esimo, 85esimo, la stanchezza, la tensione, gli errori fanno parte anche di questo tipo di situazioni, e quindi bisogna un po' accettarli. Poi è ovvio che magari fatti da lui saltano un po' più all'occhio. Allora, è un giocatore che mi è sempre piaciuto e lo avrete sentito in numerose dirette che abbiamo fatto. Quello che mi è ancora più piaciuto di lui è che l'ho visto
piangere a dirotto, e me l'ha confermato anche il portiere Noè, che ho sentito anche per rincuorare Noè, perché è un portiere che ammiro, e ha preso questo gol su punizione da Urbanetto che secondo me era parabile, dai. Era parabile. Visto, sì. Visto dalle immagini, probabilmente sì, probabilmente sì, si poteva fare. Ho un po' già meglio. Detto ad Enrico Noè di non prendersela più di tanto, insomma, di ritirarsi su, quindi lui lo farà. Andiamo a sentire le interviste che abbiamo effettuato a fine partita anche a San Donà di Piave con Bisiol, e poi senti le parole di Andretta, che dice: noi eravamo andati lì per giocarcela. Cosa devo raccontarvi? Purtroppo nel calcio, anche se domini, devi buttarla dentro. Purtroppo oggi è andata male, gli episodi non ci hanno girato bene, un po' siamo stati anche sfortunati su certi episodi, abbiamo preso un palo, c'era un rigore evidente con anche l'espulsione dell'avversario, insomma. Crivaro ha preso un cazzotto dal loro numero 6, né l'arbitro né il guardialinea se ne sono accorti, insomma. Purtroppo speravamo ci mandassero anche una direzione un po' più esperta su una partita di questa importanza. Dispiace per i miei ragazzi che, insomma, hanno dato tutto e meritavano qualcosa in più. Ma io credo che, allora, innanzitutto secondo me è stata una bella partita dove il risultato in palio era notevole soprattutto per loro, ma anche per noi, perché è chiaro che noi ci giochiamo anche al secondo posto. Vincendo qua avremmo potuto saltare il primo turno di playoff e avremmo giocato la finale in casa con due risultati su tre, per cui è chiaro che noi siamo venuti qui per cercare di fare risultato pieno. E abbiamo trovato di fronte una squadra che sicuramente il primo tempo ci ha messo in difficoltà e noi non abbiamo fatto benissimo. E il secondo tempo, aiutati anche un po' dai cambi, un po' dal fatto di essere riusciti a sistemare un attimino meglio alcune cose, siamo riusciti a riaddrizzare una partita su un episodio nell'occasione del calcio di punizione di Urbanetto, che lui ha queste giocate. E dopo vi dirò che avevamo anche accarezzato la speranza di poter vincere, proprio perché noi al secondo posto ci tenevamo, perché nei playoff ti dà dei vantaggi in maniera notevole, e quindi credo che sia uscita una partita carica di emozioni, dove a mio modo di vedere gli episodi sono stati poi determinanti, perché in occasione del vantaggio loro sono stati bravi, ma probabilmente abbiamo commesso alcuni errori che non dovremmo commettere, e in occasione del gol nostro probabilmente un po' di responsabilità da parte di qualcuno, però alla fine il risultato di pareggio a noi ci lascia un po' di rammarico, proprio perché speravamo di vincere, però è chiaro che poi il campo dà il verdetto finale. Adesso trovate una dodicesima ferita forse da quest'ultimo finale di campionato, che partita ti aspetti? Ma probabilmente ha delle similitudini con il San Donà, perché giocano allo stesso modo, stesso sistema di gioco, però con caratteristiche diverse. Il San Donà gioca molto di più la palla, molto più qualità tecnica, la Godigese forse più sostanza, più struttura, più aggressività. Sarà una partita dove credo che la tranquillità e l'aspetto emotivo sarà importante. È normale che chi gioca in casa ha un vantaggio, perché può giocare su due risultati su tre. Ah beh, sì, assolutamente sì. Noi adesso siamo nelle condizioni di recuperare un po' di forze, e dopodiché noi proveremo, cercheremo di andare il più avanti possibile, sapendo che non sarà sicuramente facile il percorso, però insomma ho una rosa che mi permette anche di poter fare delle scelte, che mi permette anche di poter cambiare partita in corso, e quindi è chiaro che noi cercheremo di fare il meglio possibile. È fuori discussione, non sarà facile, però per noi già il fatto di essere arrivati quarti in classifica in un girone direi piuttosto importante al primo anno, pur sapendo che comunque avevamo una buona squadra, è motivo di soddisfazione, per cui cerchiamo di portarla il più avanti possibile, divertendoci e facendo le cose fatte a modo. Allora, rientriamo dopo queste interviste. Io direi che Alessio, possiamo chiudere questa parentesi delle quattro squadre che abbiamo visto, no? Si affronteranno il 5 intanto Godigese Conegliano, si giocherà a Castello di Godego, saremo in linea diretta con streamingsport.it. Poi chi vincerà affronterà il San Donà, che intanto si riposa e si lecca le ferite, e poi vedremo quello che succederà sul campo il 12 di maggio, dello Zanuto di San Donà di Piave,
che andrebbe sistemato, signori miei. Sistemiamo sto campo, soprattutto per le strutture, perché altrimenti anche lavorare, il nostro cameraman e la nostra troupe ha avuto qualche problemino, ce l'abbiamo fatta comunque ugualmente. Allora, andiamo a vedere adesso che cosa c'è sotto queste squadre. Intanto c'è tanto fra delusioni. Sì, dico tua perché ti lega la parentela con Fabio De Martin, che è tuo fratello, che è direttore sportivo del Porto Mansuè, e il primo ad essere fuori da questo giro è proprio il Porto Mansuè. Nella parte, diciamo, fuori dei playoff c'è tanto fra delusioni e qualche squadra che si è rivelata, diciamo, nei risultati migliore rispetto a quello che ci si poteva aspettare, e qualche conferma nella zona, diciamo, mediana della classifica. Porto Mansuè, che è la prima delle escluse dai playoff, credo possa pagare un pochettino l'inizio della stagione, sì, un po' traballante. Inutile andare a discutere quelle che possono essere state le guide tecniche, perché poi c'è stato il cambio fra Marchetti, e Della Bella, ci mancherebbe. Credo che ci sia stato proprio un andamento completamente diverso fra il girone di andata e il girone di ritorno. Peraltro Della Bella, che è arrivato con un punteggio nelle prime 14 giornate, se non sbaglio, di sua gestione, perfetto. E per poi cadere con tre sconfitte, peraltro pesanti, perché 4-0 Bodigese, 3-0 Noale, 3-0 Sandonà, che hanno un po' intaccato quello che è stata la posizione playoff, che con un paio di punti in più, perché bastavano un paio di punti in più, sarebbe stato all'interno della griglia. Per cui credo che un pochettino ci sia stata questo tipo di situazione. Dell'ultima ora, Alessio, la conferma che De Martin, lo avrete letto anche sui quotidiani, l'abbiamo pubblicato anche noi l'altra sera per primi, Stefano Della Bella ha, possiamo dire, rassegnato le sue dimissioni, diciamo di sì, perché sì, credo... è stata sua la scelta di, per motivi importanti di vita familiare e lavorativa, ha detto stop alla collaborazione, sì, con il Porto Mansuè. Da quanto abbiamo raccolto, sono stata una scelta strettamente di carattere personale da parte di Stefano Della Bella, che non può essere mai discussa, secondo me, nel carità, momento in cui si vanno a toccare quelle che sono situazioni strettamente personali. Per carità. Ti rubo il foglio, perché appunto qui siamo qui, Porto Mansuè, infatti volevo parlare, tralasciando il Borgo Rico, perché non ci interessa, per carità, l'abbiamo seguito tutto l'anno, però insomma, essendo trevigiani, stiamo analizzando un po' quello che è successo nella Marca trevigiana. Vittorio è lì, ed è un bel essere lì. Vittorio ha fatto una stagione, a mio modo di vedere, importantissima, perché il lavoro di Mister Esposito è stato di alto livello, sia nella gestione squadra che nei risultati, perché poi possiamo raccontarlo che sì, abbiamo creato un bel gruppo, sì, siamo stati bravi in allenamento, ci allenavamo tanto, facevamo bene, però se poi i risultati non vengono, in realtà qui parliamo di una squadra che ha creato un gruppo nuovo, lavorando, giocando comunque anche un buon calcio, ed è arrivata anche lei a 3 punti dai playoff, perché poi la realtà è che se il Porto Mansuè è arrivato a 2 punti dai playoff, il Vittorio è arrivato a 3. Chiaro. Quindi siamo veramente lì. Ho avuto modo di dire, e non mi tiro indietro, perché sapete, io a costo di pagare anche personalmente, ma insomma le cose le dico, ho avuto modo di parlare con Stefano Andretta al bar in amicizia, e gli ho detto, io sono dell'avviso che i punti del Vittorio Veneto siano, non dico tutti, perché per carità ci sono anche i giocatori in campo, però molti punti siano proprio di Esposito, perché
lì in questa annata e in questa squadra, in quel gruppo che dicevi tu, lui ha pesato tantissimo. Io è la prima volta che vedo un allenatore di calcio pesare in questa maniera. Solo un allenatore per me aveva, valore e dava, cioè Velasco con la nazionale italiana. Esposito, con le giuste misure, Esposito secondo me ha regalato dei punti importanti a questa società. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, fermo restando che anche se sembra che non sia così, comunque è una rosa sì giovane ma di buoni giocatori, sì. Perché non stiamo parlando di una rosa, passatemi il termine, scarsa, anche se di scarso non c'è nessuno, però comunque erano comunque tutti buoni giocatori. Però il tipo di atteggiamento soprattutto che ho visto nel Vittorio è da squadra importante. Sicuramente. Poi forse se convinco Alessio vi daremo anche qualche notiziola di calciomercato, ma proprio così se riesco a estorcerli qualcosa. Tralascio il Giorgione dicendo che il Giorgione sta vivendo un po' un momento particolare. Ho avuto l'occasione di trovare Rosin, il presidente, l'altra sera alla presentazione dei tornei della Marca, e gli ho stretto la mano e gli ho detto: beh, almeno siete fuori da quel disastro tra virgolette, insomma, sia societario che di squadra. Mi ha confermato, quindi mi auguro che possano trovare la serenità. Ci auguriamo, perché credo che Castelfranco sia una piazza che no? Merita di avere una stabilità societaria e una squadra che lotti per essere ai vertici della classifica. Tralascio l'eclisse che abbiamo seguito tutto l'anno, quindi poi ne parliamo. Liventina Pietergina, la Leo, ti ha deluso o ti è piaciuta? Secondo me la Leo è un po' una delusione. La Leo è un po' una delusione perché è vero che è una società nuova, formata da due fazioni, da due società storiche, sì. Perché parliamo della fusione di due società come Liventina e Oderzo, ed Pietergina, però aveva dei presupposti più alti, sicuramente più alti. Non parlo forse che potesse essere una candidata alla vittoria, però non da essere in una situazione di classifica nella quale sì, con tranquillità poteva, però sì. Insomma, anche per quello che è il parco giocatori iniziale, e poi anche in fase di mercato invernale. Stavo per dirti, perché nel mercato invernale hanno cambiato quasi tutti, tantissimo, assolutamente. Quindi, sì. Infatti molti allenatori che abbiamo sentito e che dovevano affrontare la Leo dicevano: sì, però attenzione, che non è quella che abbiamo visto nella prima parte di campionato, ma è un'altra Leo che ha fatto effettivamente sudare più di qualcuno, no? Sì, diciamo che forse la Leo, per esempio, è uno dei casi in questo girone nel quale il cambio di allenatore non ha fatto fare un salto effettivo, sono rimasti un po' dove erano, quindi tanto era quello che aveva Bodo, Loris Bodo, e tanto è quello che aveva Luis Zuliano. Per cui, mentre abbiamo visto situazioni che possono essere Noale, può essere Castello di Godego, Porto Mansue stessa, sono società che il cambio di allenatore ha portato effettivamente anche un cambio di marcia. Qui siamo rimasti più o meno uguali, non siamo andati sicuramente in peggio, però insomma siamo rimasti in quello che era lo stesso tipo di trend della parte iniziale della stagione. C'è una prima notizia di mercato, se vogliamo considerarla di mercato, che Toniuto non è più il direttore sportivo appunto della Leo, è stato già sostituito da Pierino Salviato, per lui un ritorno insomma dopo molte piazze, e qui si parla che Pierino Salviato potrebbe trascinare qualche pezzo grosso lì ad allenare. Chissà, vedremo un attimino come potrà muoversi il mercato adesso. Vedete, non riesco secondo me è un po' prematuro adesso parlare. Non riesco a sfuggire niente, sarà dura. E lasciamo lo Spinea, salutiamo Matteo Vianello, che ho sentito un po' contrariato negli spogliatoi del D'Agostin di Pieve di Solivo quando ha giocato perdendo contro l'Eclisse. Il Lia Piave, un'altra formazione che ci ha un pochino deluso quest'anno.
e avrà deluso anche il suo grande pubblico. Allora, sugli Appiave sono un po' titubante nel dare un giudizio, nel senso che forse sì, qualche punto in più ce lo si poteva aspettare, ma credo sia veramente la squadra, assieme al Careni Pievigina, che ha fatto giocare e ha integrato il maggior numero di ragazzi giovani all'interno della propria rosa. Quindi io credo che il lavoro di Paolo Zoppas in panchina, di Marco Conte alla scrivania, sia stato comunque importante in prospettiva futura. Ripeto, forse sì, qualcosina in più magari a livello forse di continuità, sì, di risultati troppi ci si poteva bassi, aspettare, sì, troppi alti e bassi, esatto, troppe montagne russe, non direi, paradossalmente come dicevo prima, forse la Leo è stata quella che mi ha deluso più rispetto agli Appiave nel paragone anche delle due formazioni. Chiaro, Lia Piave vuol dire anche Alessandro Cattelan, a cui vanno i nostri complimenti per aver timbrato 100 presenze con la maglia a cui lui è legatissimo del Lia Piave, anche perché il papà insomma era dirigente, lo salutiamo insomma Alessandro. E 15 gol anche quest'anno, se non faccio male il conto, credo lui, che i suoi gol li segna. La sua media sia rimasta invariata. È rimasta. Eclisse Careni Pievigina, l'abbiamo tenuto per ultimo perché durante l'anno noi ci siamo sempre stati, abbiamo seguito, abbiamo visto, abbiamo commentato, abbiamo giudicato, molte volte siamo stati anche contestati, ma insomma l'abbiamo sempre fatto sforzandoci di qualche volta anche fare il tifo, che non era nemmeno giusto da parte mia e da parte di Marco Mazzocco in cabina stampa, per questa squadra che secondo me, adesso dammi conferma o meno, è la rivelazione del campionato. Allora, sul Careni Pievigina, chi mi conosce sa che ho un legame abbastanza forte con questa società. E devo ammettere che ero forse il primo ad essere abbastanza scettico all'inizio della stagione sulla formazione. Però mi hanno ricreduto non con gli interessi, ma con molto più degli interessi. Perché il gioco espresso, l'idea di gioco espressa da Moschetta, che era, ricordiamolo, era l'esordio su una panchina in eccellenza. È stato importante, è stato un impatto importante, ha fatto punti all'inizio, forse all'inizio magari li faceva anche per una sorta di sorpresa, esatto, da parte delle altre società. C'è stato un momento di crisi, ma come è giusto, cioè, no, non è giusto, ma come può capitare, poi in realtà è sempre andato verso l'alto. 7 sconfitte soltanto. Quindi credo che debbano essere fatti complimenti allo staff tecnico, quindi a Mister Moschetta in primis, alla dirigenza, perché poi in realtà la squadra bisogna costruirla, e tanto 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 ai giocatori in campo. Chiaro. Perché Janko che si è riconfermato goleador, ci sono tanti giocatori che io posso dire di aver visto in campo diverse volte, e li ho visti con uno spirito e con un attaccamento anche a quella che ha una maglia importante, perché festeggiato i cent'anni. Festeggiato i cent'anni della storia, veramente da giocatori con un'idea forte di attaccamento. Allora, siamo in chiusura perché immagino che siamo andati un po' lunghi quest'oggi, ma insomma abbiamo fatto un po' un panoramica. Allora, cosa possiamo dire di calciomercato? Possiamo cominciare dicendo Moschetta resta o no? Secondo noi sì. Diciamo che penso di sì, nel senso che con il lavoro fatto sì, anche se va detto una cosa, adesso non parlo direttamente di Moschetta, perché secondo me credo sia confermatissimo. Proverò a fare una chiamata a Luciano Titonel se mi dà qualcosa. Bisogna vedere quanti giocatori riusciranno a tenere. Però credo che Omar Moschetta sia confermatissimo.
sul calciomercato in questo momento credo sia veramente molto prematuro. Di sicuro ci sarà un grosso mercato fra gli allenatori, questo direi di sì, perché sappiamo di Della Bella che non rimane a Porto Mansuera, come già detto. Quindi Porto Mansuera deve trovarsi un tecnico. Sappiamo di Vianello che non rimane a Spinea. Ci sono allenatori che bisognerà vedere le ambizioni delle società, le ambizioni personali degli allenatori, le costruzioni. Qui stavamo parlando del Vittorio Veneto con Esposito, che ha richieste alte. Bisognerebbe capire Conegliano cosa potrà accadere, però parlare di Conegliano, Godigese e Sandonà in questo momento è sbagliato, direi, secondo me, proprio perché si stanno ancora giocando qualcosa di importante. Quindi... Alla Lia Piave parlavi di Zoppas rimane? Allora, ritorno alle analisi che ho fatto prima, se guardiamo il lavoro fatto, io non cambierei Paolo Zoppas, sinceramente. Bisogna capire che ambizioni e che prospettive vogliono a San Polo, perché se l'ambizione è quella di ricreare quello che è stato creato quest'anno, quindi un ambiente giovane, sostenibile anche a livello economico, perché possiamo girarci attorno, ma purtroppo ormai anche lì lo vediamo in Serie A cosa succede, figuriamoci in Eccellenza. Se vogliamo ricreare questo ambiente sostenibile, credo che il lavoro di Paolo sia stato fatto bene. Come sempre, poi, sempre lavorato bene. Poi, se non sbaglio, questo è il quarto o quinto anno, che lì i cicli possono anche andare ad esaurirsi in maniera estremamente naturale. Ci sono società che dovranno poi, gioco forza, capire come cosa voler fare del proprio futuro. Come orientarsi. Chiudiamo ricordando che Union Cadoniga e Cavarzano Belluno si scontreranno nei play-out, in bocca al lupo ad entrambe. Questa in doppia gara e non in gara unica. Questa in doppia gara e poi Favaro e Città di Caorle che invece sono retrocessi, un saluto a loro e auguriamo naturalmente di ritornare quanto prima in questa categoria che è stata molto molto bella quest'anno. Ti ho mangiato un po' di dati che avevi sotto, ma siamo andati un po' lunghi, però avremo altre occasioni perché 5 e 12 maggio abbiamo i playoff, quindi la seguiremo e faremo degli altri commenti. Quindi io ringrazio Alessio De Martin che è stato qui con noi quest'oggi. Grazie a voi. Grazie Alessio che ha curato per tutto l'anno la panoramica dedicata appunto al campionato di Eccellenza. Io vi saluto, vi ringrazio, buon weekend a tutti e aspettiamo ancora il calcio che conta. In collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.